Questo evento rappresenta un momento importante non solo per la comunità internazionale che si dedica a attività di prevenzione di guerre chimiche e batteriologiche, ma anche per la nostra università, in cui l'argomento è affrontato dal punto di vista didattico in un master che è condiviso da docenti di varie aree, ingegneri, medici, fisici e quant'altro, quindi secondo un aspetto molto multidisciplinare, ma anche dal punto di vista della ricerca, che è anche molto attiva sia in termini di prevenzione che detezione di queste armi orribili. Nello stesso tempo credo sia importante che si sottolinei che la formazione su questi aspetti è molto importante, perché anche se le armi chimiche verranno bandite, come si spera, da tutti i paesi, nello stesso tempo dobbiamo sempre comunque mantenere alta la guardia, perché non si sa quali organizzazioni potrebbero intervenire in questo scenario, e quindi la presenza di scienziati e studiosi esperti in tutti gli aspetti dell'argomento è importante e deve essere, a mio avviso, fortemente mantenuta. Questa conferenza ha visto la presenza di politici, governo italiano, scienziati, studiosi di moltissime discipline. È importante vederli tutti insieme affrontare i molteplici aspetti che sono coinvolti, e è anche importante vedere come le tante discipline scientifiche potranno contribuire a una pubblicazione su riviste importanti della casa editrice Springer, che quindi darà anche visibilità all'evento, che è il primo a livello internazionale che porta insieme personaggi di questo calibro.